Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano la cronaca ha cercato la fuga alla vista dei carabinieri ma è stato braccato e arrestato. Si è conclusa così questa mattina l'avventura del 46enne di Francavilla al mare Massimo Di Nardo. Per lui l'accusa è di detenzione illegale e aggravata di stupefacenti e detenzione e porto illegale di arma da fuoco con la conferenza odierna dei Carabinieri a Chieti la ricostruzione eh, di questa operazione. Ha funzionato il blitz degli uomini del reparto operativo dei Carabinieri di Chieti guidati dal Maggiore Sacco che all'alba di questa mattina hanno fatto irruzione in casa del pregiudicato 46enne Massimo Di Nardo a Francavilla al Mare quando l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, ha visto l'arrivo degli agenti e ha tentato una fuga alla disperata ma fuori ha trovato la sua abitazione circondata da carabinieri ed è stato così arrestato. L'indagato probabilmente temendo di essere scoperto attentato anche di sottrarsi al, al controllo e di fuggire dal retro. Ovviamente è stato intercettato e bloccato dal dispositivo che era stato predisposto intorno all'isolato e quindi è, è stato immediatamente immobilizzato. Nel corso della perquisizione, i militari dell'arma hanno rinvenuto e sequestrato un chilo di hashish, 500 grammi di marijuana e 120 grammi di cocaina, dei quali 20 grammi in involucri bianchi già tagliati, gli altri 100 di grado purissimo, droga probabilmente destinata al mercato di Chieti e della costa e che avrebbe fruttato un ingente quantitativo di denaro. Nel momento dell'arresto i carabinieri hanno trovato addosso anche una pistola che ha una strutturazione particolare, come riferito dal comandante Sacco particolarmente efficiente e leggera, avendo in acciaio solo la canna e il castello. Probabile sia stata già usata dal Dinardo, che ora è rinchiuso nel carcere di Chieti a disposizione dei magistrati della Procura Teatina, davanti ai quali deve rispondere di detenzione illegale aggravata di stupefacenti e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Le indagini dei carabinieri proseguono sia per individuare i canali di approvvigionamento della droga, tenendo conto anche della diversificazione delle sostanze da spacciare, sia per individuare la provenienza della pistola sia la quantità che la qualità, soprattutto la diversificazione delle sostanze, rende, rende urgente capire anche quale poi sia il mercato al quale è destinato. Cambiamo pagina, sono stati stanziati i fondi per gli eventi calamitosi che hanno colpito l'Abruzzo nel 2013 e nel 2015 per i comuni della provincia di Teramo, il contributo è di oltre 36 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato i fondi per gli eventi calamitosi verificatisi in occasione delle ondate di maltempo che hanno colpito l'Abruzzo nel 2013, a novembre e dicembre, e nel 2015, nei mesi di febbraio e marzo. Il 16 agosto scorso il Capo del Dipartimento Protezione Civile ha emanato un'ordinanza recante la disposizione operativa per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati, che ammontano a 36 mila euro. La Regione aveva chiesto e ottenuto in entrambi i casi il riconoscimento dello stato di emergenza e il 9 agosto aveva dato la propria intesa allo schema di ordinanza curato dalla Protezione Civile Nazionale. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha curato la ricognizione dei danni e l'inoltro delle richieste al Governo. I comuni interessati per la provincia di Teramo sono in tutto 43. Idee e progetti in vista della costituzione di un partito unico della sinistra. Dal 26 al 28 agosto a Vasto si svolgerà una tre giorni di confronti e dibattiti dal titolo Punto e a capo, la sinistra che verrà e non aspetta promossa dall'associazione S. Mario Mazzocca, la sinistra si dà appuntamento a Vasto per una tre giorni per dire Punto e a capo, la sinistra non aspetta. Sì, eh, come qualcuno l'ha definito è ancora un cantiere in costruzione. Eh, questo appuntamento di, di S, questa componente importante di Sistita Italiana, si è dato appuntamento a vasto e eh, in questa occasione noi non solo parleremo dei temi che attanagliano la politica italiana e quella regionale, ma eh, getteremo anche le basi per dare un contributo importante alla festa nazionale che Sistita Italiana terrà proprio qui a Pescara dal 1 al 4 di settembre l'associazione S organizza questo momento di confronto perché c'è bisogno di fare punto a capo e di ripartire con una nuova situazione politica. L'abbiamo chiamata punto a capo per essere chiari. Eh, sinistra italiana è un processo che è partito, sta coinvolgendo molte persone, molti territori, ma eh, come tutte le partenze è un po' claudicante, un po' zoppicante. Ecco, c'è bisogno di una reale alternativa di sinistra che però non... Non sia solo la sinistra del no, ma sia una sinistra che punti a governare per rimettere davvero in primo, in, come primo punto nell'agenda politica il lavoro, il popolo e l'uguaglianza tra le persone. L'associazione S esiste da circa eh, tre anni, da chi è composta? L'associazione S è composta da molti compagni e compagne, per la maggior parte provenienti da esperienze politiche, immagino penso a Rifondazioni, i comunisti italiani, anche il Partito Democratico e tanti altri compagni che abbiamo incontrato per strada e che sono alle prime, alle prime armi come l'esperienza politica, ma una cosa condividiamo tutti, l'idea che la sinistra non può stare solo a guardare, ma soprattutto per noi giovani c'è bisogno di scendere in campo, affrontare, affrontare le difficoltà della vita, la precarietà, fare politica per cambiare lo stato di cose presenti. Il Comune di Popoli impugna il piano sanitario regionale davanti all'autorità giudiziaria e rilancia l'ipotesi di una ASL Popoli sul Mona Castel di Sangro. La Giunta comunale popolese è arrivata a questa decisione ritenendo che i decreti 55 e 79 del 2016 del piano operativo varato dal Commissario della Sanità e Presidente della Regione Luciano D'Alfonso sono fortemente lesivi di un interesse di primaria importanza non solo. Di dei cittadini popolesi, ma anche dei paesi della Val Pescara e della Valle Peligna. In questo modo il Comune di Popoli diventa capofila di una battaglia non solo a difesa dell'ospedale cittadino, ma anche per riprendere eh, quella per l'istituzione di una ASL del eh, centro Abruzzo. Il ricorso contro i provvedimenti della regione, eh, il ricorso appunto, sarà curato dall'avvocato Tommaso Marchese. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, i Salvignani nel Consiglio Comunale dell'Aquila vogliono effettuare un sopralluogo all'interno dell'asilo occupato. Vediamo. Nei giorni scorsi ha destato clamore l'inchiesta che ha portato alla segnalazione alla magistratura per spaccio di droga di due persone che frequentavano l'asilo occupato. Una struttura che dà anni al centro di polemiche e nella quale per i Salvignani in Consiglio Comunale è necessario effettuare un sopralluogo, come spiega il capogruppo Luigi d'Eramo. Io credo che vada messa la parola fine a questa drammatica e squallida vicenda. Sono anni di illegalità che si susseguono all'interno di un immobile occupato, tra l'altro catalogato B, quindi inagibile, all'interno del quale sembrerebbe esserci addirittura un'attività di, eh, sì, di somministrazione di bevande e quindi un bar senza nessun tipo di autorizzazione. Eh, le spese dell'energia elettrica sembrerebbe che le stia pagando il comune da 4-5 anni a questa parte e qui si arriva al paradosso che si cacciano fuori i cittadini del progetto casa che non ce la fanno a fine mese a pagare le bollette e si paga l'energia elettrica all'interno di un immobile occupato. Per di più siamo arrivati anche come città a dover assistere alle ultime notizie e cioè che all'interno di questo immobile sembrerebbe ci sia stato anche un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, credo che l'amministrazione Abbia il dovere immediato di riportare una situazione di legalità all'interno della città e nei confronti di un proprio immobile. E tra l'altro, è assurdo che un consigliere comunale non possa di fatto avere accesso a un immobile di proprietà del comune, quindi, per questo, anche per verificare cosa realmente c'è lì dentro, abbiamo ufficializzato questa mattina e chiederemo che, accompagnati con tutte le autorizzazioni di legge, di poter entrare per fare un sopralluogo all'interno dell'asilo occupazionale. Restiamo all'Aquila, all'indomani dell'approvazione del bilancio comunale l'assessore alle finanze del comune spiega quali sono le voci su cui andrà a incidere la maggioranza. Con l'approvazione dell'assestamento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio il comune dell'Aquila si dota dello strumento economico e finanziario da 30 milioni dove a farla da padrone saranno ambiente sociale, taglio le spese di rappresentanza e niente ulteriore aumento della Tari. I 16 milioni arrivati dal governo nei giorni scorsi hanno fatto sì che la tassa sui rifiuti non schizzasse alle stelle, come ha spiegato il sindaco Massimo Cialente, che ha aggiunto come all'Aquila, non si paghino tasse più degli altri comuni italiani. La lotta all'evasione fiscale poi sarà un ulteriore impegno dell'amministrazione comunale, come ha spiegato l'assessore al ramo Giovanni Cocciante. Però era un bilancio, come dico io, e come qualche giornale organizzato a zero, nel senso che Abbiamo dato il bilancio per evitare il commissariamento, alcuni capitoli come il turismo che gestisco pure io da un punto di vista politico era zero, ecco, perché non si so poteva fare diversamente visto che il governo non aveva stanziato un centesimo né nella legge di stabilità né nelle nel proroghe. Per esempio abbiamo fatto il progetto obiettivo per il recupero dei mucchi. Né? Abbiamo detto, è stato un grande lavoro fatto dalla struttura e ha permesso di recuperare circa 6 milioni e 8 che possono essere impiegati per opere pubbliche anche quest'anno, oltre che ovviamente per gli anni a venire. I debiti fuori del bilancio, il che dire, non finiscono mai. Io l'avevo promesso, ricorderete quando mi sono insediato otto mesi fa e li sto tirando fuori uno per uno. Perché è giusto che i cittadini sappiano, ma i debiti fuori bilancio non sono stati fatti 5-8 anni, ma parlo di debiti fuori bilancio di 10, 15, 20, 30 anni fa, come per esempio eh, la, il parcheggio di Santa Maria di Colle Maggio, dove abbiamo un debito con l'impregito di circa 10 milioni e mezzo di, di euro. Ora andiamo a Teramo, dove continuano le eh, polemiche per eh, i eh, lavori che stanno eh, interessando Corso San Giorgio. Polemiche eh, da parte eh, di operatori economici e eh, commerciali, eh, polemiche alle quali ha inteso rispondere l'assessore ai lavori pubblici Fracassa. Assessore va bene che l'intervento sul, sul corso principale di Teramo era abbastanza articolato anche per quello che è stato trovato e quindi c'è stato anche lo stop da parte della sovrintendenza. Ora però i commercianti eh, quasi, giustamente insomma, si chiedono ma i tempi cronoprogramma siamo un po' andati oltre. Noi non siamo andati oltre col cronoprogramma. Noi abbiamo ancora una parte in cui la sovrintendenza ancora ci deve dare il via libera, quindi stiamo lavorando dove appunto non abbiamo obblighi di prescrizione. Questi fondi li abbiamo avuto per i sottoservizi. Significa realizzare dei manufatti sotto al pavimento. Poi è chiaro, rifaremo anche il pavimento, però noi la priorità è i sottoservizi, quindi acque bianche e gaveti dove verranno inserite tutte, tutto ciò che è fibra e tutto quello che dovesse servire senza più scendere e rompere il corso. Oggi, come puoi ben vedere, stanno lavorando, hanno lavorato anche nel periodo di Ferragosto, eccetto il 15 e il 16, però mi sembrava anche giusto. E stiamo cercando di mantenere fede al cronoprogramma. Per quanto riguarda la pavimentazione, io ho degli obblighi, quelli di controllo. Sono arrivati container con questi materiali. Chiaro che io ho chiesto che adesso va visto se questo materiale corrisponde a quello che è il capitolato. Quindi sono degli obblighi che io sto assolvendo, non io personalmente, ma tecnicamente il responsabile di cantiere che dovrà riferire a noi con, certificando tutti questi materiali. Appena io avrò questo via libera che tutto corrisponde ha capitolato, io do via libera anche per eh, mettere, eh, posizionare il pavimento nella parte già finita, però non ci sono dei ritardi, sono semplicemente delle incompense che vanno chiaramente eh, come dire, messe sul campo e fatte realmente. Poi per quanto riguarda i ritardi della sovrintendenza eh, io non posso prendermi queste responsabilità. Sono partiti questa sera i festeggiamenti della perdonanza celestiniana. Eh, questa mattina presentati invece la Dama della Bolla e il Giovin Signore, protagonisti del corteo storico di eh, domenica 28 agosto. Due giovani studenti e una dipendente del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila saranno i protagonisti del corteo storico della Bolla della 722esima edizione della Perdonanza celestiniana. La Dama della Bolla, della Croce e il Giovin Signore sono stati presentati questa mattina a Palazzo Fibioni. La Dama della Bolla è Leonora Ciocca, 30 anni, laureata in giurisprudenza, dipendente del Gran Sasso Science Institute. Ferdinando Carluccio è il Giovin Signore, 19 anni, studente di economia e commercio, nato ad Avezzano ma residente all'Aquila. Francesca Pancella invece è la Dama della Croce, 20 Due anni studentessa di ingegneria aquilana. Spero che quest'anno in particolare la partecipazione della cittadinanza sia eh, veramente molto attiva perché la, questi riti, queste, queste manifestazioni, queste tradizioni sono molto importanti per ricostruire il tessuto sociale della città, che ne ha tanto bisogno. Non c'è una, una descrizione per questa emozione, soltanto quello che penso è che è un onore portare questo, questo vestito perché si rappresenta una città in, in un momento delicato. Diciamo difficile perché a sette anni dal terremoto eh, siamo in una situazione di ricostruzione dove non solo le case vanno ricostruite ma anche la, la mentalità e anche la, diciamo, quello che è essere aquilano. Per me è molto importante soprattutto perché è un modo per dire io ci sono e io è da sempre che partecipo al corteo come, come figurante e quest'anno portare la croce che è il ringraziamento al cardinale de, della perdonanza appunto di questo giubileo è veramente bellissimo. Quest'anno i ragazzi simboleggiano la formazione e l'alta formazione della nostra città, ha detto il sindaco Ciolente nel presentare i protagonisti del corteo del 28. Il corteo storico di domenica è diviso in due tronconi. Il primo con la bolla del perdono partirà alle 16 da Palazzo Fibioni, il secondo dalla Villa Comunale. Si incontreranno come sempre sul prato di Colle Maggio e arriveranno in tempi diversi, un'esigenza che si è resa necessaria per smaltire l'affluenza e permettere un passaggio regolare vista la presenza dei cantieri della ricostruzione. L'altra novità di quest'anno è l'apertura parziale della Basilica di Colle Maggio e a Montorio al Vomano eh, si alza il sipario sulla ventunesima edizione della vetrina del parco. Dal 26 al 28 agosto alle porte del parco nazionale del Gran Sasso, Monti della Laga eh, al via la tre giorni di mostre, spettacoli e laboratori artigianali. Evento importante per tutto il territorio teramano e soprattutto per Montorio. Sì, per Montorio e per le aree interne, anche perché il concetto che abbiamo adesso di sviluppo d'area è, è in pratica un, un processo di sviluppo che mette insieme in sinergia quelle che sono le risorse di tutti i comuni. Questo ci è richiesto anche da quelle che sono le programmazioni a livello regionale, a livello europeo e nazionale. Quest'anno abbiamo fatto un, intanto un primo calendario insieme agli altri. Comuni, grazie anche all'impegno dell'assessore alla cultura del Comune di Montorio e degli altri, degli altri comuni. Nel comparto culturale la vetrina si conferma eh, per quelli che sono i suoi standard, quello che concerne proprio queste, queste situazioni. Location sempre la solita, il bellissimo chiostro degli Zoccolanti, quindi sala conferenze e chiostro degli Zoccolanti, due mostre. Eh, Walter Coccetta, che è un pittore molto quotato che fa della sua arte. Eh, diciamo illusoria e un po' simbolica, la, il suo forte, e poi Alessandro De Ruvo che è un fotografo molto importante che ha praticamente nel, nel parco portato degli scatti importanti di quello che è quel connubio tra l'arte e la natura. Noi siamo contenti di, di, di queste mostre, di quello che comunque la vetrina riesce a portare nel nostro territorio sotto forma di cultura e è chiaro che si si cerca anche di lavorare per andare a sistemare quelle che sono eh, anche le, le, le proiezioni future per quello che concerne questo, questo evento. Il programma è un programma abbastanza intenso perché prevede, a prescindere dai modi di spettacolo, dei soliti eventi che servono per agliettare la manifestazione, eh, maggior coinvolgimento delle iniziative che riguardano i ragazzi e, e dopo bellissime mostre che vengono fatte nei corsi zoccolanti, sia fotografiche che di pittura e scultura, un evento importantissimo è la domenica con una serie di convegni organizzati dall'ente parco che verrà il coinvolgimento di numerose, numerosi es, eh, rappresentanti della, eh, delle istituzioni e della cultura teramana eh, in quanto verrà presentato al primo, il primo liuto realizzato con eh, l'acero del parco. Ci sarà il coinvolgimento anche del rodari che questa è una cosa importantissima. A pochi mesi dalla sua scomparsa, istituzioni e la testata giornalistica Vestina News Web TV ricordano il giornalista Antonio Recanati con la manifestazione Sbicchierando nel Borgo che si terrà a Loreto a Prutino dal 26 al 28 agosto. All'evento è abbinato un premio giornalistico i cui vincitori saranno svelati venerdì sera nel corso della cerimonia di premiazione. Sbiccherando nel borgo un po' riassume quella che era la passione di Antonio ma anche il suo eh, lavoro. Tre giorni appunto per ricordare Antonio Recanati. Soprattutto sì, per ricordare la sua onestà professionale che andava al di là delle, diciamo, dei colori politici, della, delle, delle ideologie e ecco, proprio questa sua onestà, questa sua capacità di, di entusiasmo di, dimostrato in sia per cose minori che per cose maggiori e soprattutto per il suo amore per la sua terra, e per il, proprio per il centro storico di Loreto dove noi abitiamo e dove siamo cresciuti e che magari ecco, un pochino diciamo nella, abbiamo visto negli anni la, lo spopolamento, quindi un po' la, la, la perdita di, di valore. Ecco, che lui aveva questa, comunque era un suo sogno, che prima o poi voleva fare una cosa del genere. Questa è stata un'occasione anche per tenerlo vivo tra di noi e per, proprio per omaggiare la sua onestà professionale. Ecco, ci sarà un premio giornalistico proprio intitolato eh, ad Antonio e poi una serie di manifestazioni che animeranno la tre giorni. Sì, la prima, prima sera ci sarà questo premio giornalistico con eh, premiati alcuni nomi di, di colleghi, di suoi colleghi che maggiormente forse un pochino più legati alla sua figura professionale. Poi nelle giorni a seguire ci saranno dei convegni sui prodotti tipici della terra, soprattutto che caratterizzano il territorio di Loreto, che è l'olio e il vino tante, tante eh, eh, diciamo, aziende hanno voluto aderire proprio per ricordare Antonio. Sì, tante aziende hanno raccolto questo, questo nostro appello, si sono veramente prodigati e saranno presenti nomi importanti legati al movimento del turismo del vino e abbiamo dato un, un posto a loro particolare in questa location proprio quasi a volerli un pochino metterli in risalto. Ecco sarà Matilde Serao uno dei personaggi principali di cui si parlerà nell'edizione 2016 di A cena con gli artisti che animerà il paese alto di Francavilla al Mare dal 26 al 28 agosto prossimi. Il Paese Alto di Francavilla al Mare torna a rivivere le atmosfere del Cenacolo che attraverso Francesco Paolo Michetti radunava artisti come D'Annunzio, Tosti, Barbella e Scarfoglio. Nel prossimo fine settimana, dal 26 al 28 agosto, a cena con gli artisti scandierà le serate francavillesi all'insegna della cultura, attraverso letture, concerti, esibizioni di danza, videoproiezioni e installazioni di immagini e allestimento di stand gastronomici. Questa è un'esperienza di marketing territoriale, un'esperienza di turismo esperienziale. Cioè è un po' quello che noi vogliamo lanciare non nella nostra regione, nella città di Francavilla ma anche in altre città. Il paese alto è l'anima di Francavilla. Michetti l'ha scelto non a caso, ci ha vissuto non a caso e ci ha ospitato la cultura europea, quindi noi vogliamo esaltare la parte di Francavilla che spesso chi ci passa non vede. Sarà il momento di spettacoli, di performance, dell'apertura del conventino, della possibilità di visitare il conventino Michetti e di una serie di eh, diciamo, iniziative culturali che attirano migliaia di persone persona indiano segno che poi la cultura non è poi così respingente. Sì, siamo molto affezionati a questa manifestazione, ho sempre definito la più bella di Francavilla, chi non l'ha ancora vista è invitato a farlo perché è veramente una manifestazione che apre, che apre il cuore. Quest'anno al centro nel Cenacolo Michettiano ci sarà Matilde Serrao, la prima giornalista italiana e quindi una, una edizione dedicata alle donne, alla loro importanza, fondamentale per noi. Francavilla approfitto per dire ha avuto il primo vice sindaco donna con questa amministrazione, quindi la donna al centro del nostro mondo. E ora la pagina dello sport, parliamo di Serie A e di Pescara, intanto sul fronte mercato, dopo aver trovato l'accordo per risolvere il contratto con lo Sporting di Lisbona, Alberto Aquilani è pronto a legarsi al Pescara e già domani potrebbe giungere in città. Intanto torna a Pescara, a titolo definitivo questa volta, l'attaccante Pettinari, già in biancazzurro, in prestito dalla Roma da gennaio a giugno del 2015. Vediamo. Alberto Aquilani si appresta a diventare un nuovo giocatore del Pescara. Come anticipato dalla nostra emittente nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi di ieri sera, il forte centrocampista, che ha già l'intesa con la società del Presidente Daniele Sebastiani, ha perfezionato l'accordo con lo Sporting di Lisbona per la buona uscita e di conseguenza per liberarsi dal contratto con scadenza giugno 2017 con il Club Lusitano. Già domani Aquilani, di rientro dal Portogallo, sarà a Pescara per unirsi al progetto tecnico di Massimo Oddo. Per lui è pronto un contratto biennale dal quale il giocatore potrà liberarsi in caso di retrocessione in Serie B dei biancazzurri. Con Aquilani, Oddo avrà a disposizione un giocatore fondamentale per la regia del centrocampo, per il quale al momento l'unico giocatore di ruolo è Gaston Brugman. Con Aquilani si alza il tasto tecnico della mediana, oltre che dell'esperienza. 32enne romano, Aquilani è cresciuto facendo la trafila delle giovanili della Roma, squadra con la quale nel 2003 ha debuttato in Serie A. Il centrocampista, dotato di un gran tiro dalla distanza e buona capacità di inserimento, ha indossato il giallo rosso fino al 2009 quando poi si è trasferito in Premier League al Liverpool dopo una stagione torna in Italia con i prestiti alla Juventus e al Milan nel 2012 lascia i Reds per legarsi a titolo definitivo alla Fiorentina dove resta per tre stagioni lo scorso anno, dopo essere arrivato a scadenza, ha firmato il contratto a parametro zero con lo Sporting Lisbona, esperienza che si è chiusa anzitempo per iniziare quella con il Delfino. A proposito di Scuola Roma, in giornate il Pescara ha chiuso una operazione in entrata con il club di Pallotta con l'acquisto dell'attaccante 24enne Stefano Pettinari, per lui contratto triennale con percentuale alla Roma sul prezzo di futura rivendita. Per Pettinari è un ritorno, avendo indossato in prestito il bianca da gennaio a giugno 2015 con due reti segnate nel nella trasferta di Avellino, sempre in prestito, lo scorso anno Pettinari ha giocato nella prima parte della stagione a Vicenza e nella seconda a Como in cadetteria. Il giudice sportivo ha inflitto un'ammenda di 5000 euro al Pescara perché nel corso della gara contro il Napoli i tifosi hanno lanciato in campo un petardo e quattro bengala. Oggi la ripresa degli allenamenti per la squadra al Centro Sportivo Poggio degli Ulivi assente il difensore Coda che si è sottoposto quest'oggi a degli esami strumentali che hanno fatto registrare un una infrazione costale a seguito di uno scontro di gioco avuto proprio nella gara contro il Napoli e a causa di quello scontro di gioco aveva dovuto lasciare il campo a Zuparic. Previste altre analisi nel giro di 48 ore per un referto medico più esaustivo e proprio nella gara contro il Napoli ancora una volta tra i più positivi è stato il centrocampista Valerio Verre, ascoltiamolo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi siamo calati secondo me anche fisicamente e Napoli con le qualità che ha ne è uscito fuori. Ecco. Però, però sono molto soddisfatto de dell'approccio della squadra alla prima partita in Serie A. Valerio Verre oggi uomo assist, convinto di restare in bianca Biancazzurro a questo punto? Ah, io fino, adesso, fino ad oggi sono un calciatore del Pescara, ecco, quindi sono contentissimo. Eh... Ringrazio, ringrazio sempre il presidente per quello, per quello che ha fatto, io adesso darò tutto per il Pescara perché, perché sono un giocatore del Pescara. Adesso nel senso che dopo non sarà più. No, 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 assolutamente no, no sono, sono contentissimo, io sono un calciatore del Pescara e darò tutto per, per questa macchina. Ferre, c'è un pizzico di rammarico per quel che poteva essere e invece non è stato, oppure comunque l'avete accolto positivamente questo 2-2, riavvolgendo a mente fredda, fino a quando è possibile ragionare a mente fredda in questo momento, il film della partita. Eh, prima della partita se ci avessero detto un pareggio 2-2 in casa con il Napoli forse ci avremmo, avremmo firmato, ecco, quindi per come poi abbiamo giocato sono, sono molto soddisfatto che è la prima cosa che, che ci interessava ecco, come, come gioco. Poi è venuto anche un punto contro una grande squadra quindi siamo molto contenti. Cosa ti ha detto il tecnico Oddo al termine del primo tempo sul 2-0? No, di continuare perché lo sapevamo che loro magari avrebbero spinto di più sull'acceleratore, però sono partiti talmente forti e abbiamo subito quel gol magari troppo presto, ecco, però, però siamo molto, molto soddisfatti, dobbiamo continuare su questa strada. E ora la Lega Pro è ormai è fatta: Stefano Amadio passa dal Teramo al Latina. Operazione conclusa di fatto questa mattina: i biancorossi per, sostituir, per sostituirlo andranno uh, sull'ex lancianese Gaetano Bastola. Stefano Amadio è un nuovo giocatore del Latina, il centrocampista romano. Dunque, dopo un lungo inseguimento, raggiunge il suo ex allenatore Vincenzo Vivarini Nerazzurro. Accordo biennale ufficialità che arriverà nelle prossime ore. Come detto, il corteggiamento è andato a buon fine. Ieri i primi contatti tra il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, e il direttore sportivo dei Pontini, Pietro Leonardi. Se non è un ultimatum per chiudere, poco ci manca, anche considerando che domani sera i biancorossi saranno presentati al pubblico in piazza Martiri e il ragionamento del numero 1 di via Oberdan al. Dirigente nero azzurro è stato chiaro: chi sale su quel palco gioca il prossimo campionato con il Teramo. Nel pomeriggio contatti che sono proseguiti sulla falsa riga delle scorse settimane. Stamattina l'accelerazione con la Tina che avrà Amadio nel suo nuovo centrocampo e con la possibilità di lasciare libero Moretti di trovarsi un'altra sistemazione. Non sarà un trasferimento gratis, come da giorni si continuava a ripetere: nel senso che si scioglierà il vincolo contrattuale tra Amadio e il Teramo, ma i biancorossi risparmieranno su alcuni emolumenti dovuti al giocatore. Dunque il risparmio in casa sarà di fatto una sorta di quota per il trasferimento dall'Abruzzo al Lazio con la possibilità per Amadio di giocarsi la chance per la Serie B. Per sostituirlo magari non proprio a livello tattico ma essenzialmente a livello numerico, il nome scelto dal Teramo è quello di Gaetano Bastola. Pare che qualche giorno fa si sia sondata la disponibilità del centrocampista classe 78 che ha dato l'ok okay. ok anche per le condizioni fisiche come assicurato anche da Luca Di Matteo che ha garantito l'ottimo stato di salute dell'ex compagno di squadra, la Virtus Lanciano Dunque a questo punto sembrerebbe da convincere solo l'aberto Zauli sulla bontà dell'operazione, ma anche il presidente Campitelli ha messo Vastola come iniziato principale a vestire la maglia del Teramo. Con Speranza in difesa, Vastola e Mediana e Sansovini in avanti, i biancorossi dunque punteranno sull'esperienza per affrontare un campionato complicato e che parte sabato a Lumezzane, dove certamente non ci sarà Stefano Madio. E chiudiamo con un ultimo servizio di sport. Le formazioni giovanili di Juventus, Pescara e Roma saranno le protagoniste della seconda edizione della Coppa della Pace in programma il 27 e 29 agosto. Torna la Coppa della Pace, città di L'Aquila, trofeo Goldbet, che il 27 e il 29 agosto animerà lo Stadio Tommaso Fattori in occasione della perdonanza celestiniana, con un triangolare che porterà in città le primavere di Juventus, Pescara e Roma. Lo scopo del torneo è affidare ai giovani il messaggio di pace tanto caro a Celestino V. Defezione dell'ultimo minuto quella del Torino, che è impegnato nel torneo Mamma Cairo. La Coppa della Pace rientra proprio nell'ambito dei messaggi della perdonanza, di cui ci facciamo carico ovviamente ogni anno, in particolar modo quest'anno è stato inserito questo torneo come uno dei principali avvenimenti della perdonanza numero 722 perché in particolare in questo momento c'è bisogno di un messaggio di solidarietà, un messaggio di pacificazione e lo si può fare ovviamente anche passando attraverso uno sport che è rivolto per lo più eh, a persone che comunque hanno... Come dire, una carica in più, una carica emotiva in più, ma che sa benissimo ciascuno di coloro che, ovviamente, sarà presente allo stadio. Sa benissimo che è tutto organizzato proprio nell'ambito di questo messaggio della pace e della, e della pacificazione. Si parte il 27 agosto alle 19 con Roma-Pescara. Il 29 alle 19 la finalissima tra la vincente della prima gara e la Juventus, che arriverà con un allenatore doc abruzzese e campione del mondo, Fabio Grosso. Obiettivo del torneo far conoscere anche a queste grandi realtà blasonate il territorio aquilano ricco di calcio, giovani interessanti, occasioni per organizzare manifestazioni calcistiche di portata nazionale e internazionale, come probabilmente si tenterà di fare il prossimo anno proprio grazie alla collaborazione della Juventus. Però ci fa grande onore e grande piacere anche il fatto che la Juventus faccia 1600 km soltanto per omaggiare l'Aquila e il nostro torneo e verrà con tutta la primavera e verrà soprattutto anche con con una personalità importante che è Pessotto. Questo torneo l'abbiamo voluto già dall'anno scorso e devo ringraziare il Comitato perdonanza e il sindaco perché rientra un po in quelli che sono gli obiettivi del sociale dell'Aquila. Oggi sappiamo che l'Aquila deve ripartire dai giovani e chi meglio dello sport e soprattutto del, del calcio può innescare e riaggregare eh, i nostri giovani. Finisce qui la terza edizione del TG6, l'appuntamento è a domani con la prima edizione, quella canonica delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.